Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questo episodio dobbiamo sfidare Dianta, la campionessa di questa regione, proprio qui davanti a noi. Parliamone subito. Che bello vederti di nuovo, Glacial. Sono venuta qui per parlare con Olimpia. Ha detto che avrai un futuro importante avrai un ruolo importante, anzi, nel futuro di questa regione. E come campione, anzi, come campionessa di Kalos, sento che il mio dovere è quello di testarti. Spero che tu riesca a tenere il mio passo. Ma certo, cara Dianta. Ecco qua, mentre inizia la lotta, io vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video con tutte le persone che potrebbero essere interessate ad un videogioco di questo tipo. Allora, Gardevoir, io proverò ad andare di Dark Pulse. Ecco che lei mega evolve Gardevoir, ok? E infatti non gli facciamo niente, mentre lei con Moonblast ci distrugge, ci disintegra di brutto. Allora, lei dovrebbe essere tipo psicofolletto in teoria, no? In teoria psicofolletto. Bella, bella tosta, ma andiamo Pikachu. Psicofolletto è un typing che ci mette davvero in difficoltà. Thunder Punch. Buono, buono Thunder Punch di Pikachu, buono che resista anche a Psichico di Mega Gardevoir e finiamola con un altro Thunder Punch. Perfetto. E lei è così contenta, glad, sì. Così onorata, anzi. Fortunatamente sei passato. Ma sono sicura che succederà qualcosa di ancora più difficile rispetto alla lotta con me. Spero che tu sia preparato. Non ho altro di cui preoccuparmi ora. Buona fortuna. Ok. Allora, il nostro Noivern è morto, ma non c'è un problema perché adesso dovremmo essere quasi arrivati a Fractalopoli. Eccoci qui. Pensi che di potermi fermare? Vediamo un po'. Ci sono altri allenatori effettivamente da battere. Prima abbiamo Sera. Effettivamente in italiano, un po' strano da dire. Allora, andiamo di acrobazia su Noctowl. Abbiamo fatto davvero parecchio male. E sale a livello 48 con Lucia. Vorrebbe imparare High Jump Kick, sarebbe calcio in volo, credo. No, calcio in volo è davvero pessima come mossa. E Aerodactyl, tipo roccia volante. Manderei Greninja. E vediamo di tirargli un bel surf. Ok, mette pressione. Si mega evolve. Diventa Mega Aerodactyl. Ecco, Mega Aerodactyl è un po' brutto, posso dirlo, con quello spuntone lì sul mento che sembra un pizzetto. Non ci sta per niente bene. E andiamo un po' di extra senso. Ok, si è suicidato, perfetto. Ha usato il riduttore e si è suicidato. Con il contraccolpo. Ok, andiamo a sfidare anche quest'altro allenatori. Prima però prendiamoci questa MT88 Plaque, che dovreste dirmi nei commenti cos'è in italiano, perché non lo so. Non so cosa sia Plaque in italiano. Spike che manda in campo Pikachu. O meglio, no, cioè, l'allenatore che manda in campo Spike, che è Pikachu. Andiamo di Poison Jab. Che usa Thunderbolt, ci sta assolutamente. E andiamo ancora di Poison Jab. E Olucia si porta a casa anche lo Spike di Jimmy. Ed infine, altra allenatrice. Non è fantastico oggi? Cosa è fantastico? Tu che stai per perdere? Assolutamente sì. Manda in campo Ivysaur. Cos'è questo throwback a canto? Pikachu, Ivysaur, così tutti insieme. Andiamo in acrobazia e disintegriamo Ivysaur. Poi vediamo un po' chi manda. Flabébé. Ok, tipo folletto. Quindi andiamo di Poison Jab. Super efficace. Perfetto. Swirlix, altro tipo folletto. Quindi altro Pokémon che si becca un bel Poison Jab. Lui però resiste perché ha molta più difesa e riesce a contrattaccare e uccidere il nostro Hawlucha. A questo punto mandiamo Talonflame che deve fare un livellino. E andiamo di acrobazia. Perfetto. Ed infine Gotita. Gotita tipo psico, andiamo tranquillamente di acrobazia. Non ha molta difesa per poter resistere a un attacco di questo tipo.
E abbiamo battuto anche Shaunao. Qui non c'è uno strumento, nope. E a questo punto siamo ormai arrivati a Snowbell City, ovvero Fractalopoli. Andiamo a curarci Pokémon, eccoci qui. E iniziamo subito ad esplorare la città, ma prima parliamo con questo tipo. Ok, niente di che. E andiamo a sistemare un attimo il box perché è parecchio che non ci diamo un'occhiata a questo box e dobbiamo sistemare il nostro Living Dex, che infatti è tutto andato in malora. Allora, tu vieni con me. Sicuramente sei qui. Poi, tu sei giusto? 694? Assolutamente no. 94, quindi vabbè, sarai qui, sarai il tipo che si evolverà, appunto. Poi Fletchling invece lo mandiamo da un'altra parte. No, Fletchling forse era giusto. Vediamo. 661, sì, tu eri giusto. Ok, qui invece abbiamo un po' riempito tutto il box dei vari Pokémon che abbiamo preso. Sicuramente Yveltal, 717, dobbiamo andare a metterlo nel suo posto. 717, quindi... Allora, 720, 19, 18, 17, dopo Xerneas. Eccoli qui, i due leggendari di Kalos, oltre poi a Zygarde che dobbiamo prendere. Poi... Bergmite, numero 712. Andiamo a prenderlo e portiamolo al suo posto, quindi qui. Poi abbiamo Gogoat, anzi Skiddo, scusatemi, 672. 672, quindi esattamente qui. E mettiamoli subito anche Gogoat, la sua evoluzione. Ecco fatto, qua. Poi abbiamo Floette, che sarà dopo Flabébé. Eccola qui. Poi Ditleo, 667. Portiamolo avanti. 667, quindi è qui. E mettiamogli anche l'altro Ditleo. Terrò quello femmina non evoluto e farò evolvere quello maschio che mi piace di più, evoluzione maschio. Ed infine Honedge, 679. Allora, 679 è quindi qui. Ok, ne avevo già due, ne avevo già uno che hanno catturato un altro per farlo evolvere in Double Edge. Eccoci qui. Perfetto, ho sistemato almeno un pochettino i Pokémon che ho catturato nelle scorse puntate, come vedete. Il Living Dex di Kalos ha pochi Pokémon Kalos, c'è da dirlo, sono praticamente due box. Sì, due box e mezzo, praticamente. Non sono tantissimi, però non siamo riusciti a prenderne troppi, dovremmo fare un po' di Living Dex. Che dite ragazzi? Ve la butto lì questa idea, scrivetemi nei commenti se vi piace l'idea. Se facessimo delle live, o meglio se facessi delle live nel pomeriggio in cui faccio il Living Dex di Fire Rush, quindi usiamo la scusa del Living Dex di Fire Rush in realtà per chiacchierare, scambiarci opinioni sul gioco, su altre cose che volete, film, serie TV, anime, cioè io sono anche appassionato di queste cose qui, quindi altri videogiochi, sempre Pokémon magari. Vi va l'idea? Vi piace l'idea appunto di fare delle live al pomeriggio di un paio d'ore per esempio, 1 o 2 ore, in cui mentre faccio il Living Dex di Ash, che alla fine è praticamente un lavoro di farming, andare in giro a cercare i Pokémon che mi mancano, fare le uova, farle schiudere, fare evolvere i Pokémon che devo fare evolvere, è praticamente farming. Posso farlo tranquillamente parlando con voi che siete in chat. Fatemi sapere se vi piace l'idea, perché ho intenzione di fare delle live su YouTube quest'anno, nel 2023. Non penso di tornare su Twitch, sinceramente, perché è un sito che non mi piace nella direzione in cui sto prendendo, quindi... Starò qui su YouTube a fare le live. Detto ciò, quindi mettiamoci davanti. No, aspettate, qui ci saranno Pokémon di tipo ghiaccio. Quindi, sicuramente andremo con Goodra e Talonflame, che sono gli unici due Pokémon che hanno delle mosse di tipo fuoco. E poi, per resistere un po' agli attacchi, useremo Greninja, nel caso in cui ci serva un po' di tank. Perché tutti gli altri nostri Pokémon, anche Pikachu volendo, potrebbe resistere un po', quello sì. Però non è che abbia queste grandi difese. Comunque. Tutti gli altri nostri Pokémon, compresi in realtà Talonflame e Goodra, hanno la debolezza al ghiaccio. Talonflame forse prende un danno normale in realtà, perché ghiaccio sul fuoco forse non è molto efficace. Però ghiaccio su volante è super efficace, ghiaccio su drago è super efficace. Ghiaccio su volante drago lui dovrebbe essere, giusto? Volante drago, questo prende 4 per da ghiaccio, quindi assolutamente no. E ghiaccio su volante con una Lucia diventa super efficace.
Parliamo al tizio. Questo ci regala un bel revitalizzante, grazie mille. Continuiamo ad esplorare Fractalopoli, o meglio Snowbell Town. Di qua si esce? Di qua si va lungo il percorso 20, quindi aspettiamo prima. Rimaniamo su Snowbell Town, facciamoci un bel giro. Wulfric ha un'arma segreta. La tiene per quando le cose si fanno serie. Wulfric è il capo palestra, ovviamente, di questa città. Qui abbiamo la MT-64 Esplosione. Spero non sia questa la sua arma segreta. Anche perché far saltare in aria la città non è una cosa molto carina da fare. Salve, vecchietta. Sei mai stato al Pokémon Village? È davvero un posto molto carino. Ci andrò. Qualcosa mi dice che ci andrò. Molto probabilmente. Allora, salve. Ha perso la sua roccia gelo, credo sia pietra gelo, si chiami Icy Rock, qui da qualche parte. I think that's why it's always snowing. Sì, sicuramente, guarda, perché ha perso la pietra gelo che nevica sempre. Ok, questo invece ha troppe montagne da scalare, avrebbe voluto rimanere a casa, va bene, bro. Andiamo qui dentro e c'è uno strumento, una Lakazite, e potremmo usare anche Mega Lakazam. Have a time. Have at me, ok. Salve. Questa è così annoiata, così non ce la fa più con tutta questa neve. Salve. Ok, questo potrebbe insegnarmi il rimbalzo. Che non è male, però no. Grazie, ma no. E siamo tornati al centro Pokémon, ok. Quindi abbiamo quasi finito di esplorare la città. Tu non dici nulla di interessante. Dobbiamo andare a prendere questo strumento. Ed infine dobbiamo sfidare Sawyer. Guardatelo lì davanti che aspetta il suo turno. Prendiamoci questo full restore, ovvero ricarica totale. E andiamo poi a sfidare Sawyer. Lui, se non sbaglio, inizia con Bagon, cioè Shelgon. Forse Salamence a questo punto. Ma andiamo avanti, Kudra. Vediamo. Salve. Ce l'ho fatta, Glacial. Questa ho appena ottenuto la mia ultima medaglia. Ora è tempo per la Lega di Kalos. Just in case we don't get to battle each other, let's do it right now. Solo nel caso in cui non riusciremo ad affrontarci alla Lega, combattiamo ora. Ma certo, Sawyer. Ok, no, lui inizia con Doblade, ok. Beh, va bene comunque perché usiamo Flamethrower. Super efficace, gli fa malissimo perché non ha molta difesa speciale quel Pokémon. Ah, prima l'ho chiamato Double Edge, tra l'altro, sì, Doblade, volevo dire. Clawitzer, tipo acqua. Quindi, Pikachu, è tutto tuo. Questa è una vera e propria lotta contro Sawyer, che ormai tecnicamente ci ha superato perché ha preso la sua ultima medaglia, mentre noi manca ancora l'ultima medaglia. Dobbiamo prenderla proprio in questo episodio, in teoria. Ma credo che il capo palestra allungherà un po' la lotta. Ed infine Sceptile. Ecco, contro Sceptile abbiamo l'imbarazzo della scelta. Abbiamo tutti i Pokémon tipo volante, abbiamo Greninja con gelo raggio, abbiamo Talonflame, Goodra con lanciafiamme, Hawlucha, quello che vogliamo. Proviamo Noivern. Vediamo cosa riesce a fare Noivern finalmente col suo pieno potenziale sbloccato, grazie all'evoluzione. Magari lo fa Mega Evolvere. Esiste Mega Sceptile? Beh, noi andiamo comunque di Air Slash. Super efficace, peccato che non l'abbia ucciso, però l'ha tirato giù a vita rossa, in range di kill con Drago Pulsar. E soprattutto l'ha fatto tentennare, quindi ottimo. Mi sto avvicinando. With everything I've earned from you, there is no way I'm going to lose. Let's meet in the finals, Glacial. Che con tutto quello che ha imparato, appunto, da me, non c'è modo con cui lui possa perdere. Ci ha detto che ci incontreremo alle finali, ovviamente della Lega Pokémon, e vedremo se riusciremo ad arrivarci. Noi nel frattempo però abbiamo da fare la palestra, l'ultima palestra, la palestra di Snowbell City. Eccoci qui, con il capo palestra Wulfric. Tough as an iceberg, hot as a furnace, ovvero duro come un iceberg, spesso come un iceberg, ma caldo come una fornace. Allora, Wulfric usa Pokémon tipo ghiaccio, sì, va bene, grazie Guido, lo sappiamo. Cosa è utile contro il tipo ghiaccio, anche comunque Hawlucha, con qualche mossa di tipo lotta potrebbe risultare interessante. Poi lui molto probabilmente potrebbe usare Abomasnow, Snow, quindi Talonflame e Goodra con un bel lanciafiamme potrebbero risolvere tranquillamente la lotta, dato che farebbero danno 4x. Iniziamo quindi ad usare
Talonflame non so quanto resisterà, sinceramente. Iniziamo con Talonflame. Allora, andiamo a sfidare questa allenatrice come prima cosa. Wulfric ha un'arma segreta. Ma cosa sarà la mega evoluzione? Andiamo nel campo Sneasel femmina e noi andiamo di Flame Charge. Buon danno, eh? Ok, il tipo ghiaccio non è super efficace su Talonflame, buono. Andiamo poi di attacco rapido. Poi Cloyster, sì, cambiamo Pokémon e contro Cloyster invece mandiamo Hawlucha. Non mando Pikachu perché non gli servono punti esperienza. Mentre Hawlucha, sì. E in teoria con Flame Press dovrebbe fargli parecchio male. Ecco, Ice Shard, come vedete, fa parecchio male ed è geloscheggia. Ha la priorità per quello attacca per primo. E mi ha disintegrato. Speravo di poter tankare un altro colpo, a dire la verità. Ma ciò non è accaduto. Allora, mandiamo Talonflame. E andiamo di acrobazia. Ah, non è morto, peccato. Vabbè, pistola acqua è talmente debole come mossa che non può uccidermi. Ok, Talonflame a livello 49. Ora posso anche togliere con divide esperienza a Noibat comunque. Anzi, a Noivern ormai. Item, take. Perfetto. Andiamo a darci un'accurata e veloce ai Pokémon, dato che sono stati già un po' smarmellati dalla prima allenatrice della palestra. Quindi curiamoci. Eccoci qui. Perfetto. E ritorniamo in palestra. Ma cosa ne pensate del capo palestra Wulfric? Vi piace? Qui abbiamo un'altra allenatrice da battere. Abbiamo altri tre allenatori, cioè due dopo questa. Prima di poter sfidare il capo palestra. Cryogonal. Pokémon davvero brutto per quanto mi riguarda. Andiamo di Flame Charge. Peccato che davvero manchi uno sputo di danno in più per poter one-shottare tutti questi Pokémon. Andiamo di acrobazia. Ok, Pyroswine. Lasciamo Talonflame. Ok, Pyroswine non lo one-shotteremo mai nella vita con Flame Charge, infatti gli facciamo pochissimo danno. Fortunatamente fallisce Takedown Pyroswine. Ice Wind non ci fa nulla se non diminuirci la velocità, che tanto abbiamo già più 2. Grazie alle nostre nitrocariche. Ed infine Jinx. Lasciamo Talonflame. E andiamo di Flame Charge. Jinx invece ha poca difesa, infatti viene quasi one-shottata. Ed infine andiamo di Quick Attack. Questa lotta è andata molto meglio rispetto alla precedente. Abbiamo battuto Shennon e andiamo a sfidare quest'altro allenatore. E tu sei invece Victor. Attenzione, Victor Laszlo, proprio lui. Allora, Delibird. Andiamo con Flame Charge. E addio, signor Delibird. Poi, Mamoswine. Questa è tosta. Contro Mamoswine manderei Gudra. Manderei Gudra e proverei ad andare di lanciafiamme. Perché se avete visto quanta fatica abbiamo fatto a tirare giù quel Pyroswine prima, figuratevi in Mamoswine. Quindi, mi ha fatto parecchio danno con Takedown. Flamethrower vedete che gli fa molto più danno. E andrei ancora di Flamethrower. Ok, si è aumentato parecchio la difesa speciale, ma non ti basterà a reggere un Flamethrower a vita rossa. Not bad, grazie. E allora possiamo andare a sfidare l'ultimo allenatore, prima di arrivare poi, anzi di provare a capire come arrivare al capo palestra. E questo è Theo Hernandez. Attenzione. Si è dato ai Pokémon dopo aver vinto lo scudetto con il Milan. Lo vincerà il Napoli o lo vincerà il Milan quest'anno lo scudetto? Pure l'Inter. O la Juventus farà il comeback del comeback incredibile. E andrà a vincere lo scudetto? Chi lo sa, chi lo sa. Noi intanto divertiamoci qui su Pokémon. E Vanilluxe. Ok. Il Pokémon che mi manca per finire il Living Dex di Sinnoh. Anzi, di Unima, scusate. Continuo a confondere Sinnoh con Unima. Ok, si è aumentato di parecchio la difesa, ecco perché non l'ho tirato giù, ma ora invece deve soccombere quel Pokémon orribile, ghiacciolo. Much better, perfetto. Peccato che Pokémon di tipo ghiaccio siano sempre così pochi, vado a curarmi prima di andare a sfidare il capo palestra. E
Dicevo, peccato che i Pokémon di tipo ghiaccio siano sempre molto pochi all'interno di Pokémon, perché avendo anche, essendo il mio elemento preferito il ghiaccio, chiamandomi Glacial Sphere, mi piacerebbe fare qualche monotype di tipo ghiaccio, ma non ha molto senso in Pokémon, anche perché la maggior parte delle volte i Pokémon di tipo ghiaccio li ottieni alla fine della... A parte che l'enigma qui è letteralmente stupido, già fatto. Comunque, i Pokémon di tipo ghiaccio li ottieni alla fine della regione solitamente, quindi... Che monotype vorremmo fare per arrivare lì? Devi comunque usare altri Pokémon. Peccato che non si possono fare monotype di tipo ghiaccio soddisfacenti. Andiamo quindi a parlare a Wulfric. O un allenatore? Vediamo se potrai darmi una sfida. Allora, cos'è un 3 contro 3? Un 2 contro 2? Vediamo sicuramente Talonflame, sicuramente Goodra e Hawlucha. Ok, vediamo un po'. Inizia la sfida contro Wulfric. Guardalo qui, incazzatissimo. A mezze maniche, però con il giubbino sulle spalle. Allora, Abomasnow. E inizia a grandinare. Andiamo di Flame Charge, danno 4 per. E non è morto comunque. Quindi immaginatevi quanta resistenza ha. Godo, però è stato bruciato. Mi spiace, Abomasnow. Non dovevi toccarmi. Sono intoccabile. Allora, vediamo un po' che altro Pokémon manda lui. Avalugh. Avalugh avrà moltissima difesa fisica, credo, quindi toccherà a Goodra con lanciafiamme riuscire a uccidere Avalugh. Tra l'altro lui ha due Pokémon, ha fatto un 2 contro 3. Qualcosa mi dice che questa non sarà la vera sfida della palestra. Cos'ha? Baccacedro? Sì. Ice Fang fortunatamente ha missato l'attacco, anche perché sarebbe stato molto fastidioso, visto che mi avrebbe congelato sicuramente. Andiamo ancora di Flamethrower. Ok, Goodra a livello 50 e abbiamo sconfitto Wulfric. Fermati lì. Attenzione, mi sa che c'è qualcosa che non va. Hai del potenziale, ma non sei ancora bravo abbastanza. Sembri aver dimenticato qualcosa di importante tra te e i tuoi Pokémon. Ma come? Ma è tutto il viaggio che ho. Che mi coltivo questo amore con i miei Pokémon, che è al limite della zoofilia, e tu dici che ho dimenticato qualcosa tra me e i miei Pokémon? Prova a cercare nella tua anima la risposta. Sai, trovo che i boschi siano un luogo molto tranquillo. Ok, ci ha letteralmente invitato ad andare a cena a fare in culo. No, beh, scherzo. Ci ha letteralmente invitato ad andare nei boschi. E a trovare quindi questa nostra cosa che ci manca tra noi e i nostri Pokémon. Noi andiamo a tirare una breve curata ai Pokémon. Ecco fatto. E nei boschi ci andremo nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Io vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!